Ok, buonasera e benvenuti. Seconda puntata. Stiamo anticipando, in pratica daremo le anticipazioni su quello che pensiamo e su quello che sappiamo della partita di domani del Perugia in casa dell'Alto Adige, ormai ex Alto Adige, adesso si chiama Südtirol. Intanto ringraziamo Federico che ci ospita in casa sua. Grazie Federico. E saluto Simone Mazzuoli e saluto soprattutto che è nuovo per questa trasmissione, Simone Polpetti, tifoso Ciao. della Curva Nord, ormai esiliato dalla Curva Nord come tutti noi, no? Beh, che cosa vuoi farci? È una situazione che purtroppo dobbiamo pigliare e dobbiamo sperare di superarla presto per tornare tutti quanti a abbracciarci insieme in curva, perché insomma è una cosa che manca. Ma ce ne sono Simo, altre cose che mancano probabilmente di più, quindi. ma ne puoi parlare, cioè nel senso No, no, tanto vabbè, no, è figurati. tema di tutti i giorni. Adesso un po' di parlare anche dell'attualità generale, insomma, si può, anche se parliamo di calcio. Lo sai che quando ci siamo io e Simone ne parliamo di calcio sempre dandogli il dovuto peso. Quindi tu sei di casa. Grazie. Simo, com'è andata sta settimana, Simone Mazzuoli? Allora, intanto vi saluto entrambi, saluto Federico e saluto tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Com'è andata la settimana? Lavorativamente parlando, sempre davanti a un computer, quindi si va avanti in questo smart working, maledetto sotto certi punti di vista, però tiriamo avanti e aspettiamo quei tempi migliori di cui parlava prima Simone per tornare ad abbracciarsi in curva, in tribuna, in gradinata, dove volete, ma anche e soprattutto io in questo momento mi accontenterei anche di una semplice, banale stretta di mano, che è una forza delle cose più sciocche, stupide e scontate che si facevano fino a qualche settimana, ormai qualche mese fa, e che Ormai oggi quasi un anno, purtroppo, è Simone. esattamente, esatto. E che oggi invece è qualcosa di quasi impossibile da immaginare. Se invece ci vogliamo calare su quella che è stata la preparazione di una trasferta importantissima, spero e penso che la squadra abbia lavorato bene, con serenità, e che Caserta faccia le scelte migliori per una partita, penso, complicata. Complicata perché l'avversario che andiamo ad affrontare è in buona forma, ma soprattutto perché è una buonissima squadra in questo girone. Assolutamente, Simo, la pensi alla stessa maniera, penso anche te. Sì, Io scusatemi, anzi, chiaramente. adesso dovrò dire Mazzuoli e Simone, dai, facciamo così, perché sennò. Giusto, giusto. Chiaramente, Prego. Giordano, ogni partita in questo campionato sarà una partita molto importante e decisiva perché è un campionato molto equilibrato. Mentre negli altri gironi, cioè, ci sono una o due squadre. Il resto è chiaramente un contorno che fa parte del campionato, ma non è che sono squadre che ambiscono alla promozione. In questo girone ci sono almeno 4-5 squadre che possono lottare per salire. Quindi è chiaro che ogni partita ha un valore molto più, come dire, più importante. Il Südtirol è una squadra molto difficile da affrontare, perché è una squadra che ha un grosso equilibrio, io l'ho vista un paio di volte, è molto equilibrata, non è una squadra che si sbilancia facilmente, mentre il Padova è una squadra abbastanza usa a subire i contropiedi, è abbastanza lenta a centrocampo, per quanto abbia un centrocampo molto, molto solido fisicamente, il Südtirol è una squadra molto equilibrata. Difficile che si sbilanciano, hanno 4-5 profili interessanti, soprattutto di giovani in prestito, c'è cioè un marocchino, credo sia un terzino, mi pare, che è un Sì, un prestito esterno basso dovrebbe essere. del Kadubi, che è un prestito dal Bologna ed è veramente un bel giocatore. Poi voglio dire, ritroveremo Leandro Greco, non so se titolare, Soprattutto. non so se titolare, ma insomma. No, è titolare inamovibile. Ne parlavamo proprio domenica sera Mazz con Simone Mazzoli e con gli altri ragazzi in trasmissione da me a contropiede, infatti. È una partita molto difficile anche perché noi non ci arriviamo, secondo me, al meglio della condizione. Cioè io ho la sensazione che la partita col Gubbio, sia una partita che in parte è stata inficiata anche da una condizione
che sia un po' allentata, non nel senso che non stiamo bene, nel senso che non siamo brillantissimi come è accaduto per 5-6 giornate di fila quando abbiamo cominciato a prendere il ritmo del campionato dopo una preparazione. Poi sai, non so se Simone anche come la pensa, ne parlavamo con lui qualche giorno fa al telefono, alla fine capita, no, che ci siano cicli di 5-6 partite dove tu vai molto bene e poi c'hai una o due partite in cui rallenti, no? Io credo che per esempio il Padova sia capitato a noi in un momento in cui loro non erano brillantissimi. Questo momento per loro sta durando, questo momento per loro sta durando. Beh sì, vabbè, sono due partite, tre partite. Ma appunto, è questo che mi preoccupa. Io spero che ci sia un'inversione da un punto di vista fisico. Sono preoccupato per le scelte che farà Caserta, perché ci sono voci di un impiego di Falzerano e non so quanto questo, come dire, ci giovi vedere Falzerano mezzala, però probabilmente ci sono anche degli equilibri che evidentemente il mister deve tenere in considerazione. È un po' Mazzuoli, è un po' che non lo vedevamo, Simone, e non ci parlavo perlomeno io in trasmissione, ma vedo che anche lui è un amante, è un altro degli del giocatore innominabile. Beh, guarda, Simone, guarda, non ho mai avuto occasione di parlare di quello che è accaduto l'anno scorso con voi, non vorrei farlo ora, francamente. No, sta male. Bravissimo, andiamo avanti, pensiamo adesso all'attualità. Simone. Simone è uno di quelli che all'annuncio in quella sessione di gennaio di mercato, quando serviva tutt'altro e arrivò Falzerano, Simone fu uno di quelli che andò giù a Pian di Massiano con la bandiera ad accogliere appunto Falzerano, perché era felicissimo di vedere arrivare da noi, il centrocampista. No, ma mi ricordo parlai con Nesta, mi ricordo che parlai con Nesta, sai, in quelle occasioni in cui magari, no, tu capiti lì da Alberto a prendere un caffè nel momento in cui escono dall'allenamento, no? E scambi tanto bene c'era, e tanto scambi bene c'era chiacchi, no? E ricordo Nesta, quando gli chiesi che ne pensava, lui disse: ma veramente io ho chiesto un terzino, speriamo che No, e ricordo le dichiarazioni di Goretti, che era un acquisto in prospettiva, soprattutto per l'anno successivo, dice. Quindi... Adesso sinceramente la prospettiva l'abbiamo vista, insomma. Vabbè. Beh, la sua è bassa, perché non è che è altissima, ecco. È quasi più basso di me, quindi voglio dire. Torniamo a parlare dell'attualità, Simo. Perugia, anche secondo te, che anche secondo te è un problema fisico quello registrato, cioè la prestazione... inadatta, diciamo, alle ultime, perlomeno che non si è allineata sulle ultime, quella di sabato scorso al Curi contro il Gubbio. Guarda, in parte la penso come Simone, nel senso che forse la prossima partita ci dirà se effettivamente c'è stato e c'è anche un downgrade, diciamo così, quindi un rallentamento dal punto di vista fisico. È innegabile il fatto che rispetto al Gubbio Perugia aveva qualcosina meno dal punto della velocità, della brillantezza, dell'arrivare primo sul pallone, questo senza ombra di dubbio. Però proprio come ebbi modo di dire in questa io scusami se ti interrompo, prego. Sento molto male. Io l'ho notato, questo che dici tu, io l'ho notato dal 25esimo del secondo tempo in avanti, dove potevamo anche ad un certo punto subire se Caserta non avesse fatto due cambi che poi hanno invece reinvertito la situazione. Scusami. Assolutamente sì, e sì, più si è andato avanti più il gap fisico un pochino si è sentito, però come dicevo, come ecco mi sembra ricorderete, dicevo proprio venerdì scorso in questa circostanza proprio, è mancata quel piccolo gradino che se è scalato permette veramente alla squadra di diventare tutto tondo la più seria candidata alla vittoria finale, ovvero quella capacità di essere squadra dominante anche con le cosiddette piccole di questo girone. E questo dal mio punto di vista arriverà quando il Perugia inizierà a sfruttare bene il centrocampo orchestrato da Burrai. Perché noi è vero che probabilmente eravamo entrati in condizioni psicofisica dopo la sconfitta di Mantova, con quel centrocampo di emergenza fatto un po' più di corsa, di dinamismo, meno geometrico,
e abbiamo tra virgolette avuto anche la fortuna di trovare squadre che ci hanno anche aggredito, squadre che facevano la partita e che non si sono mai chiuse a riccio. Noi in questo momento invece, perlomeno la storia di queste prime 10 partite ci sta dicendo che Perugia è una squadra che va molto bene, ha una straordinaria solidità difensiva, va molto bene quando c'è da contenere e ripartire, oggi fa fatica con quelle squadre che ti tolgono gli spazi e che non sbagliano. Perugia anche con il Padova, com'è che ha vinto la partita? Spingendo bene in fase difensiva e approfittandosi al massimo di quelli che sono gli errori degli avversari. Ora con Burrai... Beh, costringendoli anche a fare l'errore. Certo. Ora con Burrai, scusate, sì. E chiudo, ora con Burrai c'è da trovare la chiave di volta per costruire attorno a un giocatore che è capace a far girare la squadra in una certa maniera, di trovare le geometrie, la fisicità, i tempi e le misure di stare in mezzo al campo con un giocatore che spinge a far la partita. Che cosa volevi dire, Simone? Ma allora, io quando parlavo di condizioni, no, col Gubbio, io ho avuto la sensazione che, perché per alcuni Burrai con il Gubbio non avrebbe fatto una buona partita e anzi l'hanno giudicato un giocatore lento, no? Io non sono d'accordo. Allora, è chiaro che io ho ancora negli occhi Carraro, quindi per me Burrai è una Ferrari. Beh, oddio, la Ferrari quest'anno no, dai, diciamo una Mercedes. Se la Ferrari quest'anno. Io penso che il vero problema sia che, e in parte sono d'accordo con Simone, sia la natura delle nostre mezzali. Cioè noi non abbiamo delle mezzali di grossa, di grande gamba, ok, di grande corsa. Certo. Se non Moscati, che però in questo momento francamente da quel punto di vista ancora io non l'ho visto al meglio. Lui ha giocato bene nella posizione di regista, parlo di Moscati, ma perché era fondamentalmente un regista un po' più bloccato rispetto, certo, a Burrai. Ora con Burrai teoricamente te devi giocare particolarmente bene sullo sfruttare le corsie esterne per servire le due punte. Certo. Il problema è che col Gubbio dovevi giocare necessariamente più verticale perché avevi Minesso, non avevi un uomo d'aria. Questa è stata la scelta di Caserta. Sei stato bloccato, diciamo, per le vie centrali e quando andavi sulle corsie esterne rimettendo palloni in mezzo, l'area era poco occupata. Io continuo a pensare che il problema sia una questione di corsa, perché il Gubbio è arrivato sempre prima di noi sui palloni, vinceva sempre, arrivava sempre primo sulle seconde palle, era molto più brillante. Se noi riprendiamo la condizione che abbiamo visto per dire a Modena, domani possiamo fare benissimo un'ottima partita e io non sono convinto che non si riesca a portare via tre punti anche domani, perché, no, penso... perché la Serie C è quello che diceva Simone, la Serie C più ancora che la Serie B, non parliamo della Serie A, è un campionato dove spessissimo le partite si sbloccano dai calci da fermo, dalle situazioni di corner, dalle situazioni di punizione della tre quarti, è fondamentalmente questo ed è un campionato di battaglia e di lotta. In questo credo che il Perugia sia molto ben attrezzato. Tornando al discorso dello schieramento, la presenza di Falzerano, al di là che giochi o meno domani come mezzala, come sembrerebbe, secondo me la presenza di Falzerano è il problema del Perugia, nel senso che non per il ragazzo in sé, eccetera, che poi io non sto dentro lo spogliatoio, quindi certe dinamiche mica le posso conoscere. Però io ho la sensazione che lui non doveva essere parte di questo progetto, che probabilmente non c'è stata un'opportunità di mercato per collocarlo, e che la sua mancata partenza abbia impedito l'arrivo di un centravanti importante per completare il reparto offensivo, o quantomeno di un esterno offensivo con certe caratteristiche, in maniera tale che Caserta avrebbe potuto fare quel 4-3-3 che era all'inizio nella sua idea, insomma. Beh, quello che si sa, insomma, è questo, insomma, le notizie sono queste poi. Quindi... Anche perché tutti quelli coinvolti in quella famosa rappresentazione post spareggio degli appesi, alla fine sappiamo tutti che sono stati i primi ad essere ceduti o comunque a non,
ai quali è stato cercato una soluzione differente. Beh, e tra questi, comunque, di quelli tolto di Chiara, credo che nessuno era di tua proprietà, quindi non era un gran problema liberarsene. L'unico che era di proprietà, a parte di Chiara, era Falzerano, e Falzerano è rimasto. C'era Dragomir, ma Dragomir già è ancora un articolo diverso. Io direi che il problema più grande è che Caserta sta facendo molto bene, e la Rosa, la squadra, sta facendo molto bene, perché si è creato il gruppo, ma il problema più grande è che lui non ha potuto fare il 4-3-3 che voleva perché non ha trovato l'esterno offensivo che avrebbe voluto. Nello stesso tempo, nel fare il sistema di gioco che fa ora, ha, diciamo, la coperta corta nelle punte centrali, perché adesso quello che ci sia Bianchimano che ha un problema è anche qui. No, e oggi ha dato nella conferenza pre-partita, Caserta ha dato il rientro per ufficiale, il rientro di Bianchimano per domani, nel senso, cioè il rientro, nel senso che parte, però poi... Sì, che c'è. E però mancherà Favalli, invece. Quindi sì, io credo sugli esterni, secondo me siamo ben coperti. Se gioca su Favalli o Crialese cambia poco. A me personalmente, io sono più propenso per come piace il calcio, per come ho visto finora disputare le partite sia Favalli che Crialese, io sono più propenso per Favalli, però se non c'è tant'è, giocherà l'altro. Ma sì, ma tanto guarda Giordano, io la vedo così, domani sarà una battaglia che si giocherà soprattutto a centrocampo. E loro hanno tanta corsa, tanta. Quindi se noi riusciamo a sostenerci da quel, essere pronti e presenti da quel punto di vista, dietro credo che abbiamo rappresentato una solidità difensiva sufficientemente, come posso dire, tranquillizzante, ecco. Allora, intanto io saluto Cartal, Vivo Grifo, che ci salutano, e Cartal dice anche domani dobbiamo fare la partita perfetta come Padova, quindi ti sta praticamente dando anche ragione, Simo, su quello che avevi detto te e comunque quello che aveva detto anche prima Mazzuoli, no? Sì, no, Simone Mazzuoli? Adesso parlavo con Simone Mazzuoli, scusa, io ho questo problema, lo so ragazzi. Cosa cognome, Tare? Lo so, Mazzuoli. Sì, andiamo con i cognomi. Scusate, sì, purtroppo... No, è corretto, anche perché, ripeto, la solidità della squadra che andiamo a affrontare impone un atteggiamento da partita importante dove poco si sbaglia e soprattutto se capita a noi l'occasione di far male, farlo finalmente quel male. Perché noi fin troppo spesso in queste partite, che sono andate in alcuni casi anche bene, abbiamo fatto troppa fatica a far gol. E a volte abbiamo fatto anche troppa fatica a non far gol. A Carpi basta rivedere gli highlights, 10-11 occasioni potenziali per far male l'avversario, ma sfruttate. Quindi, ecco, l'ultimo gradino che deve salire la squadra è questo, riuscire a essere più efficace nelle occasioni che crea e riuscire a fare male a quelle squadre che sulla carta, ma che poi anche in campo dimostrano di avere tanto, 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 tanto meno di te. Oggi, meglio ancora, domani andiamo in casa della capolista, una squadra che ha dimostrato di far benissimo, una squadra che ha meritato, che merita tuttora la classifica che ha. Ha buonissime individualità, non ultimo quel Casiraghi che un paio d'anni fa sembrava, era Gubbio, è andato via da svincolato e sembrava interessarsi proprio anche il Perugia, poi per una motivazione tattica credo non si sia scelto di prenderlo, però questo, ecco, partita difficile sì, però mi aspetto una grande prestazione da parte del Perugia. Sicuramente Polpetti, il Südtirol è una squadra ormai costruita, se non sbaglio, che negli anni, no? Sono 3-4 anni che piano piano viene integrata, sempre è un puzzle che è diventata una squadra di categoria, ma con anche delle belle pedine, insomma, delle belle chicche lì in mezzo. Ma allora guarda, io non credo che sia la squadra più forte del campionato. Io penso che la squadra più forte del nostro girone sia il Padova, e che lo sia insieme a noi, e subito un gradino dietro ci sono Triestina e Südtirol. Quello che mi preoccupa parecchio sarà il mercato di gennaio,
perché se il mercato di gennaio è quello degli ultimi anni, penso che sarà difficile avere ambizioni, perché il Padova farà un mercato importante, quindi noi dovremo da quel punto di vista darci da fare. Il Sudtirolo è una squadra che ti ripeto ha molta molta corsa e hanno equilibrio, non è difficile, è difficile che come posso dire, non è una squadra che fa molto possesso palla, cioè non è una squadra che tiene molto palla, è una squadra che gioca molto in verticale, però è una squadra che lo fa stando abbastanza corta, leggermente non troppo sbilanciata, diciamo, nella tre quarti offensiva, e di conseguenza è una squadra che è difficile prendere in infilata. È una squadra che subisce poco in casa, fa subito solo due reti, non ha perso mai in casa. È anche una squadra che, voglio dire, quando dico il Padova per me ha più sostanza, è una squadra che non ha una rosa lunghissima. Cioè, se dobbiamo dire che ha una rosa, un 11 molto competitivo, sì. Non ha però, tuttavia, una, come posso dire, una rosa molto lunga. Quindi da questo punto di vista, a lungo andare, io penso che i valori veri usciranno fuori. Il Perugia e il Padova, secondo me, da questo punto di vista, saranno le due formazioni che si giocherà alla promozione. Comunque Magnaghi, Semprini, Fischnaller, Rover e lo stesso Turchetta lì davanti, insomma, tutti i giocatori che hanno fatto per anni anche la Serie B. Quindi sì, la Serie B poi a buon livello, insomma. Ha fatto la Serie B, non l'hanno fatta di sicuro per competere per promozioni o playoff, l'hanno fatta su squadre di, diciamo, che lottavano per salvarsi. Però Turchetta e Semprini, se non mi ricordo male, Turchetta, Semprini e Rover. Pordenoni, non mi pare. Sì, sì. Sì, sì. Però, cioè, stiamo parlando, ribadisco, di una squadra che è stata costruita nel tempo, hanno una loro organizzazione di gioco. Loro, ecco, sono una squadra molto difficile da affrontare, ma non sono, secondo me, quello spauracchio che è la posizione anche che hanno adesso rappresenta. Tenete conto che ha anche dei punti presi a tavolino il Sudtirol, sì. Quindi, cioè, per dei lampioni che non si poi, sono accesi. Poi voglio dire, noi, io quando dicevo prima, noi la partita col Gubbio abbiamo perso un'occasione, è tutto vero, ma abbiamo anche incontrato una squadra che purtroppo in questo momento sta parecchio bene, e la Triestina ne sa qualcosa, perché il mercoledì successivo il Gubbio ha vinto anche con la Triestina, quindi ripeto, purtroppo il Sudtirolo è in un buonissimo momento di condizione, è una squadra molto, molto che gioca in maniera molto affiatata e con un chiaro modo di giocare. Noi dobbiamo fare Perugia, se dobbiamo avere paura del Sudtirolo, allora è inutile che parliamo, perché non è che l'obiettivo sta nel fare playoff, vediamo, ci proviamo, no, l'obiettivo è uno solo, sei in Serie B, se non si sale in Serie B è un bel macello, insomma. Poi è un bel problema. A completare il 2020 basta guardare la classifica del girone C, quindi tu sei uno, no, di quelli che dà sempre un occhio. No, io sono butto sempre l'occhio. Giordano, io negli anni capita, 90, io gli anni 90 l'ho vissuti tanto male. È uguale. Non c'ho mai ricordi, quindi, dei derby degli anni 90, io, capito? Quindi, no, però poi, diciamo che poi negli anni fino al 2019. C'è mio padre che diceva sempre che loro stanno un anno sopra e 20 sotto. Però io quell'anno sopra non ho voglia di viverlo adesso, guarda. Cioè, tra l'altro c'è una situazione, questa situazione che c'è, è proprio brutto. Deleterio sarebbe, vero. Allora, Simone Mazzuoli, dicevate tutte e due, no, che domani dovremmo fare una partita quasi perfetta, però il Perugia l'abbiamo visto finora, togliendo le prime 3/4 partite, quindi quel mese che abbiamo regalato per ovvi motivi fisici, perché siamo partiti comunque un mese e mezzo dopo le altre squadre. Non... cerca di non farti vedere, non si potrebbe. Dicevo, però, normalmente il Perugia l'abbiamo visto finora, la storia di questa parte di campionato lo racconta, che i grifoni, quando incontrano una squadra che la partita la fa e non la subisce solamente, trova sempre delle buone ottime prestazioni che hanno poi portato anche dei risultati importanti, no? Quindi sicuramente il Sudtirol domani
Domani il Sottirol sulla carta non è una squadra che si chiude e fa della ripartenza solamente il proprio credo, ma è una squadra che cerca sempre anche di fare gioco. Non aspettare vediamo se come Vecchi l'avrà preparata, perché ci sta pure, tanto anche in Serie C ormai gli allenatori tutti sanno tutto di tutti, e quindi credo che il Sudtirol un po' la partita sul Perugia la proverà a fare, nel senso che non credo che partirà con un atteggiamento zemaniano dal primo minuto, questo non me lo aspetto. Ci ho detto concordo con Simone, cioè, pensiamo al Perugia, pensiamo a fare il Perugia, anche perché mai come quest'anno diventa fondamentale un posto soltanto al quale ambire, anche perché non so se hai visto la notizia, era di ieri, con il ridisegno dei campionati. Questo è tipico del Perugia, retrocede dalla Serie A, salgono solo tre formazioni, non più quattro. Esatto. L'84 quando è, e poi ogni volta che noi abbiamo avuto una retrocessione sono cambiati i regolamenti e l'abbiamo sempre subita il cambiamento, quindi non è che ci è mai venuto qualcosa di buono, quindi l'occasione quest'anno bisogna sfruttarla al volo per questo motivo, e anche perché la società non so quanta forza possa avere per rimanere impelagata in questo campionato che ti succhia tante energie e ti dà veramente poco, quindi Perugia a questo momento, lo dicevamo anche in trasmissione, Giordano, nelle ultime settimane purtroppo paga il gap delle prime quattro giornate dove ha regalato punti a chiunque, ma per ovvi motivi. Senza quell'handicap Perugia sarebbe probabilmente primo e già per distacco, forse. Regalato punti al Cesena, dai. Il Fano Casa era la prima partita ed è un miracolo che il Perugia ha preso un punto, secondo me, Cioè in condizioni normali parti al palo, cioè parti al palo. Probabilmente in condizioni normali non avresti regalato troppi punti. Io sinceramente i punti che rimpiango sono quelli col Cesena in casa, nei quali tre volte ne avevo parlato, no? Nei quali tu sei anche andato in vantaggio, quindi cioè, a un certo punto non avevi neanche bisogno più di sbilanciarti, di rischiare chissà che, e hai letteralmente regalato una partita con un errore incredibile di Angella e con un'autorete, quindi cioè lì quelli sono punti che rimpiango veramente. Non rimpiango il pareggio di San Benedetto, perché se loro sull'1-0 invece che prendere la traversa andavano sul 2-0, forse nemmeno riuscivi a pareggiarla, nemmeno i punti di Carpi nonostante tu hai avuto tante occasioni. Tutto sommato neanche il Gubbio. Quello che a me mi dispiace molto è che quel campionato dell'anno scorso, secondo me, ha inciso tantissimo anche su quest'anno, perché tu sei andato a fare, hai iniziato il campionato praticamente senza aver fatto preparazione, con la squadra completata due giorni prima dell'inizio del campionato. Cioè, quell'infame campionato, io penso sarà un incubo che ci ricorderemo per decenni, e ne paghiamo in parte anche quest'anno io uno scotto. Assolutamente d'accordo con te, Simone, però assolutamente d'accordo con te su tutto, quasi, perché che la squadra venisse completata l'ultimo giorno di calciomercato, quello è il classico. Quindi Giordano, non so nemmeno se il fatto che ci sia il Covid e quindi allo stadio non ci si vada per il Perugia sia uno svantaggio o un vantaggio in questo momento. È un vantaggio, e l'abbiamo detto varie volte. Un vantaggio, guarda, ne parlavo ieri, non posso dire con chi, ma con uno dello staff tecnico molto importante, proprio ieri pomeriggio, e mi è stato confermato che è una fortuna, anche, cioè, che anche loro pensano sia una fortuna, perlomeno adesso, anche se adesso Questo trend si è invertito, nel senso che il pubblico in questo momento, con i risultati, con le prestazioni, se lo sono portati dalla parte loro.
Io parlo di squadre sì, calciatori, però... squadre io, calciatori io, parto. Io credo che adesso il tifo perugino avrebbe voglia invece di andare al Curi, riempire i gradoni e supportare la squadra. Simone, io, supportare io la squadra, sto parlando di supportare la squadra. Sì, però, come tanto dice quello, la ragazzi, squadra, tanto quello conta, tanto quello conta, ma tanto quello conta. Guardate, io ricordo la promozione, l'anno della promozione in C1 col gol di Moscati e col Frosinone nell'ultima giornata. Quella promozione non la conquistò solo quella squadra, la conquistò la città, perché certo. Le ultime 3-4 giornate agli allenamenti, fuori, nel confrontarsi anche con i giocatori, i tifosi, i gruppi, io ricordo insomma che c'era un'atmosfera di un certo tipo e c'era un legame molto forte di rispetto e di fiducia anche fra la tifoseria e la società. Adesso io penso che sia meglio che lo stadio non abbia tifosi in questo momento, perché comunque sia la situazione è troppo delicata, quindi è meglio così. Ne sono convinto al punto che io penso che, visto e considerato che tanto nel girone di ritorno la partita più importante la giocheremo in trasferta, perché dobbiamo andare a Padova, quindi noi, no? Sì. E non è neanche a ridosso della fine del campionato. Io quello che mi auguro, ecco, invece che si possa tornare allo stadio per le ultime 3-4 partite in casa. Quello secondo me, se il Perugia è lì per lottare, per salire in Serie B, potremmo tornare a fare differenza, tu dici. Dopo diventa un fattore, dopo sì. Simone, intanto il mister Caserta stamattina ha detto del rientro in gruppo e quindi della disponibilità di Bianchimano, dell'assenza di Favalli, e ha parlato anche di come potrebbe sfruttare Falzerano. Tu pensi che cambierà qualcosa, molto poco, nulla per domani? Sì, io credo che cambierà qualcosa perché poi tra l'altro mancherà ancora Negro, se non sbaglio, quindi ancora per un paio di settimane, e sì, credo che cambierà un uomo a centrocampo sicuramente, credo che cambierà, a parte l'esclusione di Favalli, credo che finalmente si riaffiderà anche a Elia, perché ecco, forse questo è un aspetto che noi abbiamo valutato con nell'analizzare la partita con il Gubbio. Ecco, se c'è una cosa che è mancata, forse oltre che gli inserimenti delle mezzale, sulle corsie esterne non siamo stati presentissimi come forse Caserta si aspettava. Rossi e Favalli, per carità, hanno fatto entrambi il loro, ma forse ci si poteva aspettare qualcosa di più. Rossi e Favalli ha messo in mezzo diversi cross, il problema è che Nari ha fatto un gol. Anche su queste diverse palle, Simo, io... Favalli qualcuno sì, allora, Rossi me ne ricordo se poco. Se tu intendi il cross dal fondo, non l'ha fatto mai. Ma ti dico anche se di presidiare la parte fondo, però no, quello più... Quello lo vedi più magari in un sistema tipo il 4-3-3, non so che ne pensi tu, ma loro hanno quasi sempre, sono arrivati all'altezza dell'area di rigore, del vertice, spostati lateralmente e hanno crossato. Il problema è che più Favalli di Rossi, no, quello sicurissimo, più Favalli di Rossi, ecco, credo sia giunto il momento finalmente di Elia, perché dei due esterni ce ne vuole uno che finalmente riesce a creare la superiorità numerica anche da solo, quindi senza gli inserimenti o giochi tattici particolari, e poi che sia Falzerano, che sia Kwan, non so chi per lui, credo che sia il momento che rientri Dragomir e che tra Falzerano e Kwan credo che uno dei due si prenderà probabilmente il posto di Moscati. Certo, detta così, rimarrebbe ipoteticamente fuori Sunas, non lo so, perché mi sembra uno degli uomini più in forma che ultimamente che abbiamo. E allora, secondo me ci vuole coraggio a metterlo fuori in questo momento. Se vuoi provare Falzerano, se vuoi ritirare dentro Dragomir, qualcuno deve rimanere fuori. Per forza. Sinceramente, questa è un'opinione mia, chiaramente. Poi io non so come la vede Caserta. Domani non è la partita per Kwan,
secondo me. Anche secondo me. Io domani vedo Sunas, domani Moscati, ci vuole ordine e disciplina. Bravo. Sunas, Moscati, e Sunas, scusa, non Moscati, Sunas, Dragomir e Burra in mezzo. L'unico cambiamento che domani forse farà, a meno che non sia pretattica, è impiegare Falserano mezz'ora al posto di Moscati. E quindi tu al posto di Sunas? Quindi ancora fuori Dragomir. Fuori Dragomir. Tu ancora fuori Dragomir? Io non lo vedrei. Secondo me gioca forse Falserano al posto di Moscati e da quella parte, secondo me, se accade questo, non gioca Elia. Perché se gioca a destra, giusto? Sì, sì. Sì. Beh, anche se nelle ultime due apparizioni, perlomeno al primo cambio, cioè nella prima partita, l'ha fatto giocare sempre a sinistra. Domenica, sabato scorso, l'ha inserito a sinistra, poi quando ha tolto... Sì, l'ha riportato qua a destra, quando ha tolto... difensore centrale Sgarbi ha portato Rossi nella giusto, ha messo Rossi dietro, chiaro. Poi bisogna vedere anche come si schierano loro, perché non sarà un dettaglio, nel senso che secondo me lui all'inizio partirà così e ecco perché non mi aspetto Elia, perché comunque Elia sugli esterni, avendo una mezzala come Falserano che è abbastanza è fin troppo leggera, non so se sia possibile vederla una cosa del genere. È più facile che secondo me giochi con due terzini, due quinti, diciamo, tipo Crialese, Cancellotti o Rosi, ok, che non è lì. Burrai secondo voi gioca 100%? Secondo me sì. Secondo me sì. Però io stavo rileggendo le parole, adesso, visto che non le posso riascoltare, allora le ho rilette, le parole di Caserta di oggi, dove parla di Falserano, dove dice di Falserano e Minessi, in altre squadre con altri allenatori hanno già fatto la mezzala e l'esterno, il primo, quindi Falserano, okay, e la seconda punta è il secondo. No, vabbè, quindi... La mezzala fatta a Venezia, guardate la rossa che c'aveva il Venezia nei tre centrali ma io sto dicendoti un'altra cosa, non vorrei... 4-3-3 esatto, o al 4-3-3 o che gli facesse fare il quinto di centrocampo di destra e quindi Falserano non gioca di nuovo lì. E io ripeto, rileggendo le parole, ascoltando voi, rigirato a rileggere le parole. Io di Falserano non posso fare commenti, non mi riesco. Simone Mazzoli, allora, rileggendo le parole, te le rileggo di nuovo. Elia, anche per caratteristiche fisiche, può fare il quinto. Falserano e Minesso in altre squadre, con altri allenatori, hanno già fatto la mezzala e l'esterno, il primo, e la seconda punta, il secondo. Quindi potrebbe anche farli giocare insieme. Giocandoci Elia, perché no? Per caratteristiche potrebbe provarci anche Falserano, però ripeto, sarebbe un azzardo, sarebbe, credo veramente un azzardo. È un azzardo. Facile che fa il 4-3-3, guardate. Io credo che ormai con la solidità, con l'equilibrio che ha trovato con la difesa a tre lì dietro... La mia preoccupazione è che lo impieghi, per il semplice fatto che... A prescindere dalla preoccupazione perché... ma mi dite chi difende dopo, in mezzo al campo? No, perché una delle caratteristiche che ha Burrai non è un grandissimo difensore. Burrai è un ottimo giocatore, ha una grande visione di gioco, degli ottimi piedi, e questo si vede benissimo quando calcia i calci da fermo, ok? E anche... detta bene i tempi. E ha fatto la fortuna del Pordenone con quell'abilità, Burrai. Però non è che sia un mostro di dinamismo, ok? Né uno che ha tanta forza fisica. Io non mi riferisco alla fisicità intesa dimensioni, altezza, eccetera. Ho capito. Oliver Annano, però, ok? Però i contrasti li vinceva. Ecco. Allora, il problema qual è? Che Juan c'ha quella caratteristica, ma è un po' disordinato, ok? Ce l'ha Dragomir se fa una prestazione come quella che ha fatto col Padova. No, col Padova, dove è? A Modena, dove ha corso tantissimo, ha fatto veramente una gran prestazione Dragomir, no? Ok? Allora, se gioca in quel modo Dragomir, potrebbe essere lui. Sunas è imprescindibile. Moscati sarebbe il Moscati del 2014, ok? Sarebbe perfetto.
certo, sarebbe la soluzione. Ce l'ha ancora quella corsa? Se c'ha quella corsa, io non escludo di rivedere su Nasse Moscati già direttamente. Pare, ripeto, pare che lui sia orientato in Pila Falserano. Certo, se in Pila Falserano voglio vedere chi difende, questo lo voglio vedere. Analisi quasi impeccabile, Simone, no? No, no, è corretto, è corretto. In questo momento è tutto un gioco di equilibri. Dragomir, che sembrava essere tornato, o meglio ancora, ha trovato la dimensione giusta in questa categoria. Nelle ultime due giornate non ha giocato, purtroppo per un affaticamento. Se fosse tornato al 100% dal punto di vista fisico, io penso che per le prestazioni che aveva fatto Padova e Modena, penso che strameriti ancora una maglia da titolare. Però ripeto, lì iniziano a essere tanti, perché tornando Kwan, è vero, concordo con voi che questa perlomeno dall'inizio non è la sua partita, però è anche Falserano, è Moscati e Burrai, iniziano a essere diversi i giocatori da poter scegliere, e qui dobbiamo affidarci a Caserta e confidare che le scelte che faccia lui siano quelle più importanti per la squadra. Ribadisco, 4-3-3 sarebbe una grandissima tentazione, soprattutto adesso che ha recuperato anche Minesso, però non credo che lui abbandonerà l'equilibrio che ha trovato con la difesa 3, difficile. La cosa certa, Simone Polpetti, è che di solito in questi ultimi anni abbiamo sempre avuto tanti problemi nel centrocampo. Quest'anno ne stiamo parlando proprio adesso. Non riusciamo a capire nemmeno noi chi farà giocare, perché c'è tanta abbondanza e soprattutto anche tanta qualità. Ne parlavamo noi in trasmissione, nelle ultime due o tre trasmissioni lì a contropiede, che forse quest'anno è il reparto per la Serie C, eh. Sì, beh, logico, però per questa stagione forse è il reparto migliore proprio della squadra in questo momento. Il reparto migliore sia la difesa. Tu dici, eh? Sì. Il reparto migliore è la difesa, perché la difesa si giova dell'esperienza di Angella, della forza atletica e della, diciamo, anche del senso di rivalsa di Monaco. Ha comunque Negro, che è un ottimo giocatore, un ottimo profilo per la categoria. Sgarbi, che ha dimostrato già nel passato di poter far benissimo la Serie C. I due esterni, e gli esterni che sono tutti giocatori di esperienza e insomma che hanno anche vinto quel campionato. Penso a Crealese, penso a Favalli, no? Quindi secondo me la difesa è il reparto migliore. Il centrocampo, io sinceramente lo dicevo, tu sai che sono l'abitué del muro, no? Ne parlavo con gli amici del muro proprio durante il mercato. Io resto convinto che a centrocampo voglio vedere sto Van Balegem, perché ancora si è visto pochissimo, ma mi sembra mediano, quindi non è proprio una mezzala, no? Ok. No, da come l'hai sempre impostato, e comunque da quello che hai dato sapere dalle informazioni di quando è arrivato, è un centrale. Se Moscati torna quello che era nel 2004, che è stato nel 2014, che è stato quando era Novara, secondo me a centrocampo non abbiamo bisogno di nulla. Se non un giocatore che c'ha corsa, c'ha sostanza e che lotta, secondo me a centrocampo c'è quando, però insomma, diciamo che ha qualità. Mentre nel passato eri proprio corto a centrocampo quando facevamo la B, adesso secondo me a centrocampo abbiamo profondità come rosa, abbiamo qualità e profondità. Io non sono convinto che sia comunque assortito perfettamente, ma ripeto, in parte secondo me incide come Giannitti ha dovuto fare il mercato, perché alcune cose sono rimaste sulla groppa, ok, diciamocela fuori dai denti. E per altre cose non ha più, a quel punto, avuto neanche tempo e opportunità. Cioè, io sono convinto che nell'idea della società Falserano e Dragomir andavano ceduti, il secondo in particolare, perché tanto a giugno va in scadenza, quindi cioè, e non sembra abbia idea di rinnovare. Le conseguenze, secondo me, quei due sono i giocatori che hanno in qualche modo bloccato il mercato nella parte finale, come avrebbe voluto fare probabilmente Giannitti, per completare la squadra al meglio per Caserta.
e quindi con un profilo diverso a centrocampo, con un profilo diverso davanti. Intanto salutiamo anche Andrea Ceccarini, che ci dice: domani per vincere serve una difesa perfetta, e quindi ti dà ragione. Monaco finalmente rinato. Ne abbiamo parlato tanto con te, no, Polpetti. Monaco quest'anno sembra essere proprio l'anello mancante della, che, l'anello che mancava della difesa, e che ha praticamente blindato quasi in tutto e per tutto questa difesa. Mi veniva da dire una cosa che nel calcio non si dice mai, e quindi non la dico. Io se penso che hanno pagato mesi di ingaggio importante a Rajkovic, e per prenderlo hanno rinunciato a prendere una mezzala centrocampo, e noi avevamo Monaco, tra l'altro era Cosenza che si è salvato, ecco. Non ci voglio pensare, e tra l'altro la non presenza di Monaco a Perugia è legata al periodo di Giunti, a tutta una serie di situazioni che sono costruite in quell'anno, in cui sono secondo me iniziati tanti dei problemi del Perugia che sono sfociati nelle retrocessioni dell'anno scorso, ok? Parlo proprio di gestione della rosa e di gestione tecnica della rosa. La gestione, ecco, proprio gestione del gruppo, proprio più, sì, che tecnica, certo, proprio gestione. Monaco fu vittima di una, come dire, una delle famose epurazioni che ci furono a seguito di quel periodo famoso, sì. Lui, diciamo che come Brighi, siccome erano in meno, diciamo, quella fazione, furono poi ceduti. E Monaco, così come Moscati, è un giocatore che, come dire, a cui secondo me la società ha qualcosa da farsi perdonare. Parecchio, più che qualcosa, no, Simone? Quindi, cioè, che dire, io sono contento che lui sia tornato a Perugia per prendersi una rivincita per lui, proprio come a livello professionale. Certo, io non ho neanche più di tanto da stigmatizzare le prestazioni che fece con la Salernitana quando venne a Perugia, certi atteggiamenti, perché comunque ha fatto il suo, io ritengo che ha fatto il suo, sì, cioè, giocava con la Salernitana. Lui gioca in quella maniera, l'abbiamo visto, da quando è rientrato. Però se sai, è uno che a vincere ci tiene. Appunto. E uno dei motivi per cui ci furono discussioni nell'anno di Giunti è che a lui non piaceva perdere. Ci mancherebbe, da che mondo è mondo. Comunque, siamo quasi arrivati al rush finale. Domenica al Sudtirol, poi il Molese in casa e Virtus Verona, e poi Molese arriviamo era meglio a Trieste. Fuori, magari di sera. Però ce l'abbiamo in casa 17:30, domenica prossima, Virtus Verona di nuovo in casa la domenica successiva, e poi andiamo a Trieste a giocarci uno di quelli che dovrebbero essere gli scontri diretti, speriamo. La cosa buona è che in questo periodo c'è una partita a settimana, può lavorare, bravo, sul gruppo, si può lavorare sul portare tutti quanti a bordo, portare tutti quanti sullo stesso livello fisico, preparare cose da far vedere poi la domenica. Questa penso sia la cosa più importante. Sul valore delle squadre poi ce lo dirà il campo, ancora dobbiamo conoscere un pochino bene questo campionato, anche se sono convinto che dopo 10 giornate i valori sono già venuti fuori dal mio punto di vista. Padova, come diceva prima Simone, senza ombra di dubbio, la rosa migliore alla pari del nostro, quindi la più seria candidata assieme a noi per salire. Triestina, Feralpi e Sudtirol un pelino sotto, assieme al Modena, che io continuo a reputare una buonissima squadra, probabilmente non tanto per la vittoria finale ma per rompere le scatole fino alla fine, assieme alle squadre di cui parlavamo. Quindi una per volta, a partire da domani, che sarà una bella partita, e sono convinto che rivedremo il Perugia quello vero. Concordo, la speranza è che gli equilibri e soprattutto, diciamo, i valori tecnici delle squadre più forti vengano fuori soprattutto anche nel girone C. Questa è la mia speranza, che la squadra che sta giù in Puglia riesca, come dire, a rimettere le cose un pochino più verso il binario corretto, perché io non ce la faccio.
non ce la posso fare. Io tra l'altro c'ho un amico, prima ancora che collega di lavoro, che purtroppo lavora nella mia agenzia e che, o per fortuna direi, ma che però è tifosissimo della Ternana, quindi, come dire, un brutto periodo. Vabbè, per loro è un bel periodo, ma insomma finirà, dai, scherzo. No, deve finire, no, scherzerini, deve. Ah, ah sì, perché poi alla fine va sempre preso per com'è il calcio. Certo, noi siamo tifosi del Perugia e quindi per antonomasia siamo avversari loro. Volevo dire però proprio questo, per chiudere. Ma ve lo aspettavate che il girone più sulla carta facile diventasse quello più difficile? O comunque uno di quelli più facili? Più facile al girone A. Il girone A era più facile, girone A era eravamo a punteggio pieno. Sì, girone A eravamo a punteggio pieno, penso. Ma per essere prima arenate, penso che girone A, una squadra buona di Serie D, arriva in fondo. Ho capito. E invece che noi fossimo, cioè che il nostro girone fosse molto più impegnativo, più tosto, più arduo rispetto a quello dei cugini e del Bari e del Catania, con tutte queste squadre. Io mi aspettavo nel nostro girone le difficoltà che abbiamo, perché secondo me noi non abbiamo una squadra che può dominare il campionato, cioè non ce l'avevo la rossa, capito? Cioè al di là delle avversarie, cioè te non hai una squadra che può dominare il campionato, perché non hai giocatori nei vari reparti che spiccano e fanno la differenza, cioè abituati a vincere, forse fa nomi e cognomi, no? Avessi avuto un Ciofani o un Dionisi accanto a Melchiorri, già era un'altra cosa, capito? Adesso per far nome per dire, cioè così. Sì, sì, no, ma è chiaro. Allora, cioè, prendi la Ternana, c'è Rajčević e Falletti davanti. Cioè, e non solo. Capiti? E no, non il solo. Bari c'ha quattro attaccanti che farebbero i titolari a Perugia. Sì, ma farebbero i titolari anche in Serie B. Hai capito? Allora, sì. Io, se prendi la rosa nostra... La nostra rosa è un'ottima rosa per il campionato, per la Serie C, però è una rosa che è abbastanza in linea con quella del Padova. Ha alcune differenze sulle idee e sulle impostazioni dei tecnici, perché il Padova è costruito a immagine e somiglianza alle mandorline, una squadra di picchiatori, prevalentemente, di gente... sì, è così. Di gente sì, molto no, fisica, ma mi viene da sorridere, però sostanzialmente... Molto fisica, centrocampo. Gli manca anche a loro qualcosa davanti. Anche a loro gli manca qualcosa davanti. E faranno qualcosa a gennaio, ecco perché io mi preoccupo. E poi, se guardi le altre, sono squadre equilibrate. Nel di categoria. Differentemente dagli altri, c'è una quantità di squadre, diciamo, da bassa C1, vecchia C2, per capirci, certo, minore che negli altri campionati, perché tu hai nel nostro c'hai Carpi, Modena, Samb, che sono anche Ferralpi, che sono comunque squadre che per tornare al 2014 avrebbero fatto tranquillamente la C1 da allora con buoni risultati. Certo. Ok, se prendi una squadra come il Fano o il Matelica, anche se il Matelica c'ha 20 punti, è una squadra Serie D, sì. Capite? Quindi la Fermana è una squadra Serie D per salvarsi. Se tu guardi il girone A, tolte un paio di squadre, sono tutte squadre che avrebbero fatto la C2. Nel girone C stessa roba, perché a parte il Palermo, le altre sono state, il Catania, sono state costruite grandi, diciamo, nomi, ma poi poca roba. Poca roba, capito? E quindi nel girone C, se tu devi il Palermo più che mai per il contesto dell'ambiente, ma anche col Covid conta poco. Beh, la Bellina è una cosa, buona squadra. Che è una cosa, ma... che paga anche, che è una cosa che, attenzione, paga anche il Bari. Sì. Perché ribadisco, il Bari già l'ha pagato, perché volevo vedere la Reggiana fare lo spareggio playoff andare a San Nicola contro i 40.000 persone a giocasse il playoff, quindi per carità, però il girone C è uguale, c'è pochissimo, ci sono due o tre squadre molto forti e poi c'è il nulla. Noi avevamo un girone dove c'è una quantità maggiore di squadre, diciamo medio buone, mediamente buone, e poi ci sono 3-4 squadre che se la giocano. Però ripeto, il Palio a gennaio fa mercato, ma non come Marino, quello lì di Corciano. Lo fanno al mercato per davvero. Quindi
Sono preoccupato, diciamo così, perché gli ultimi mercati di gennaio, anzi gli ultimi, diciamo che da dopo il primo anno di Serie B, i mercati di gennaio hanno fatto un po' sorridere, dai. Siamo eufemistici, sorridere. Simo, d'accordo con tutto quello che ha detto Polpetti? Soprattutto sul fatto che il mercato è decisivo nel Napoli. A noi poco serve e spero che quel poco arrivi di qualità, ma arrivi presto, non alla fine del mercato, presto e di qualità. Ce n'è uno che ci tornerebbe. Chi? Chi? È uno che sta in Serie B al momento, è fuori dal progetto tecnico. Matteo. Ha fatto tanti gol a Perugia. Matteo, confermo. No, c'è Matteo. Ciofani. No, anche l'altro Matteo. Matteo, okay. Sì. No, lui sta dicendo Ardemagni, penso. Ardemagni, ma ci tornerebbe, Ci hai parlato? Certo, il problema è che per farcelo tornare, come dire... Ma io penso che in questo momento si metterebbero d'accordo, anche perché poi sennò, se rimane senza squadra tutto quest'anno... Non ti sentiamo più, Simone. Mi senti ora? Adesso sì. Allora, ti dicevo, per portare un giocatore che ha dei contenuti tecnici importanti oltre al nome e che ti può veramente far salto di qualità in fase offensiva in Serie C, e parole... Appunto. Solo money. No, sono d'accordo con te, però penso che a questo punto, un punto di incontro potrebbero trovare, anche perché oramai comincia a essere comunque in una fase calante, visto io a Santo Padre, però sono d'accordo con te. Ci deve parlarci in tante occasioni. Io non sono uno che sta, diciamo, di contestatori duri e puri, ok? Penso che ha commesso tantissimi errori, ne ha commessi diversi, soprattutto nel modo con cui ha gestito troppo in maniera accentrata alcune cose in società, ma l'errore più grande che ha fatto l'anno scorso è stato che quando si è accorto che non sarebbe mai andato in Serie A o neanche aver lottato, ha, diciamo, fatto un mercato talmente al risparmio che alla fine della fiera è costato caro, soprattutto perché qualcuno a Serse ha fatto molte promesse che poi non ha mantenuto, quindi giocatori che dovevano andare e che non sono più andati. Siamo arrivati alla fine, allora. Dimmi, sì, prego, e poi chiudiamo. Gli abbiamo dato uno dei più grandi fuoriclasse della Serie B, magari la Cremonese, uno come Ceravolo, ce lo potrebbe pure mandare. Abbiamo fatto il favore di dargli uno dei più grandi trequartisti della Serie B. È vero. Chi ha rifiutato i baci per il torrone, addirittura, no? Vabbè. Quel simpaticone. Speriamo di vincere domani, che è importante. E poi occhio che la situazione è tutta in divenire, perché noi parliamo, ridiamo, scherziamo, ma in Serie A sono società che non pagano stipendi, e è un segnale forte, quindi noi ora non voglio parlare della nostra società, non voglio parlare del presidente, non voglio dire nulla, però attenzione che, concentrati da quello che purtroppo ci sta capitando da marzo a venire, forse stiamo perdendo anche un po' la misura, ma soprattutto stiamo forse perdendo quello che sarà il mondo post-Covid, e speriamo che arrivi presto sotto certi punti di vista, però forse in tanti ancora non sappiamo quelle che potranno essere le ripercussioni, prima nel sociale, poi nell'economia e di conseguenza anche nel calcio. Stiamo arrivando piano piano, purtroppo, hai ragione. Quando inizi a sentire che squadre di Serie A non pagano stipendi e sono due squadre di Serie A, non una, significa che qualcosa non sta andando. Intanto salutiamo di nuovo Carta, che ci dice: io godo che il Pescara perde, quello penso che a Perugia quest'anno. Vedi, il Pescara proprio me ne frega. No, ce ne frega poco, però insomma il sorrisino quando vediamo il risultato, un pochino, perlomeno parlo per me, un pochino esce, dai. Oddo è un simpatico ragazzo. Sì, una simpatica canaglia. Sì. È diventato campione del mondo come Neri per caso. È un giocatore a cappella. A me di Oddo. Siamo arrivati alla fine, dai ragazzi. A me mi bastano i risultati domani, una vittoria e una sconfitta.
No, la vittoria è la vittoria. No, ho capito anch'io. Siamo non arrivati alla fine. Io ringrazio Simone Polpetti, ringrazio Simone Mazzoli. Con Simone ciao, ci ragazzi. Vediamo anche domani in trasmissione. Se volete seguirci, ci vedrete a me e Simone domani sul canale 10 Ombre TV a contropiede dalle 19:15. Ma ringrazio soprattutto il padrone di casa, Federico. Ciao Federico, buona serata, ciao Federico. Forza Grifo. Ciao Federico. E guardiamo tutti e incitiamo i tifosi, anche se da casa, e i tifosi, la squadra Grifoni, da domani da casa. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.